Gentili signore e signori, un cordiale saluto e davvero ben ritrovati dall'Ippodromo di San Rossore. Si riapre la stagione di corse, stagione 2022-2023. Tante le novità, una è questa, la Planet Horse, che è venuta a trovarci e nel corso della trasmissione ve li presenteremo. Adesso andiamo a vedere le corse e che cosa è avvenuto in pista. Di Tony, Schindler's Ark, Carbone, Sense of Emperor, si ricompattano di fronte, ora Principe di Tony muove su luna piena, tende a passare, poi Carbone in corda, Schindler's che precede Sense of Emperor e Coaxiorium in coda Steel, con Principe di Tony che accompagna sempre luna piena, Carbone e Schindler's Ark, poi Sense of Emperor e Coaxiorium Steel. Quando si inizia a far sul serio, Principe accompagna luna piena, non ha intenzione di attaccare il rivale. Carbone e Schindler's Ark precedono Coaxiorium, che è riuscito ad anticipare Sense of Emperor. Allora Principe richiesto per andare su luna piena, tra i due c'è spazio per Carbone in anticipo lungo su Coaxiorium, poi Sense of Emperor che recupera o prova a farlo, gli altri faticano con Carbone, Coaxiorium e Sense of Emperor a lottare, Carbone contro Sense of Emperor, lo steccato luna piena, poi Coaxiorium con Sense of Emperor che sta scattando al largo di tutti, Sense of Emperor con molto senso va a vincere su Carbone e Coaxiorium. Vittoria di Sense of Emperor, apre la stagione Lorenzo Lazzari per Marco Amerio. Suona la sirena dei commissari. Con prudenza facciamo una domanda a Lorenzo Lazzari. Era tanto che aspettavamo una bella prestazione di questa cavalla. Sì, l'avevo già montata a Livorno e aveva fatto una bella prestazione. Sicuramente poi la cavalla è venuta avanti, terreno forse un po' anche un filo duro per lei, però bene oggi, prestazione pare da sola. Nei giorni scorsi, e tra poco vedrete la foto sul maxi schermo, è scomparso Roberto Benedetti, che per oltre 30 anni è stato il fotografo dell'Ippodromo di San Rossore, sempre presente nelle giornate di sole come in quelle di pioggia. In questo momento doloroso per la famiglia, invitiamo il pubblico a un momento di raccoglimento in suo ricordo. A precedere Robella,
Manchester Boy e per mare in pancia al gruppo. Scappa allora palla Pannocchieschi, anche perché il favorito è molto lontano rispetto alla posizione tattica privilegiata e trova traffico per mare. Allora scappa palla Pannocchieschi per venire a casa, rincorso da Kobe, da Sergio, da Cebarrai in mezzo alla pista, prova per mare ma è lontano, deve fare un numero. Quando palla Pannocchieschi allunga su Kobe, Sergios, gli altri faticano. Nel finale palla Pannocchieschi, c'è già il boato dei ragazzi per questa dispersione su Kobe, Sergios, Cebarrai e Manchester Boy. Vince palla Pannocchieschi di quanto vuole, Kobe secondo, Sergios dovrebbe essere terzo. Torre Sulas, se Lorenzo Lazzari è stato il primo GR a vincere a San Rossore, tu sei il primo fantino. Sembra così, bene, no? L'importante è vincere poi. E hai vinto molto bene con questo cavallo. Ma non c'entro niente, io li vorrei montare tutti così, ha fatto tutto lui, pronti via, sempre tirato. Ti ha impressionato quindi? È un bel cavallo, poi questo è adatto a Pisa, questo sicuramente qua, non penso che la Maiden Dio ci sia un bluff, avevo tanto sotto. Farà meglio. Grazie a Torre Sulas. Io vorrei chiedere una cosa a Davis Grilli al volo, ma da dove viene questo nome? Era un nobile fiorentino del 1400. Ecco, così hai colmato la mia lacuna di ignoranza. È della famiglia di Ranieri Delci Pannocchieschi. È il nostro amico senese. Grazie Davis, complimenti, ti aspettavi una performance del genere? Beh sì, il cavallo era venuto avanti, aveva corso bene a Roma ed era in progresso, ci stava. Giorni festivi all'ippodromo di San Rossore puoi scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa e puoi vedere da vicino i protagonisti. Come? Partecipa a Dietro le Quinte, la visita guidata gratuita condotta da Elisabetta Savelli. Partiti Universo Op, Silando, poi Rock in the Fog e Sensuality, Silando e Sensuality davanti a Universo Op che ha all'esterno Rock in the Fog, Clodomore in coda a Mokatawata, Silando, Sensuality, Universo Op e Rock in the Fog si affronta alla curva. Consilando che la imposta accompagnato da Sensuality che l'aiuta nella traiettoria, Universo Op è dietro il leader, poi Rock in the Fog che si avvicina, Mokatawata e Clodomore. Si entra addirittura Silando e Sensuality,
Poi Universo Hope, Rock in the Fog prova a allungare Silando sotto la minaccia di Sensuality. Rock in the Fog, Clodo More, Universo Hope, Mokatawata, tutti richiesti. Sensuality che insiste, Silando che prova la difesa. Poi Rock in the Fog, possono vincere ancora in 3 o 4. Universo Hope in mezzo a cavalli. Rock in the Fog attacca Silando in mezzo a cavalli. Sensuality, Rock in the Fog all'attacco. Sta scattando Rock in the Fog, altro che nebbia, vince. Rock in the Fog, Gabriele Malone, che piega Silando, Sensuality e Universo Hope tutti nel fazzoletto. Matilde Palo, innanzitutto raccontaci chi siete, dove siete e cosa fate. Allora, noi siamo un centro ippico a Metato, in Via delle Catene, e siamo un centro ippico che si occupa di scuola di equitazione per bambini, ragazzi e adulti. Facciamo una parte di agonismo e preagonismo e la parte per il ludico per i bambini, l'avvicinamento al pony. E l'abbiamo visto che ci sapete fare, perché al parco giochi i pony attirano sempre l'attenzione dei bambini. Invece in pista ci sono due cavalli grandi, diciamo così. Ce li vuoi presentare? Sì, allora abbiamo in pista il nostro cavallo irlandese. Come disciplina di specialità fa completo, quindi fa cross country, salto ostacoli e dressage. E l'altra invece è una cavallina italiana di 4 anni, domata da noi, è arrivata da noi a dicembre e svolge adesso l'avvicinamento allo sport. Lei invece la montano cavalieri più esperti. Ecco qua quindi Jack nel suo bel incedere. Adesso vediamo anche un salto di Jack. Parti pure, fallo un paio di volte. E vediamo un paio di salti in questo verticale di Jack e Carlotta. Senti, Matilde, mi hai detto che Paolina è stata domata da voi. Quanto tempo ci vuole per portare un cavallo da concorso dalla doma alle prime competizioni? Allora, Paolina è una cavalla tardiva, perché noi abbiamo presa a dicembre e sdoma totalmente. Tendenzialmente a 4 anni già si avvicinano al mondo delle competizioni. Lei ancora è indietro con il lavoro, deve ancora finire di sviluppare la forma fisica al meglio, però intorno ai 4 anni si iniziano ad avvicinare, tendendo a iniziare la doma ai 3. Comunque 3 e mezzo si inizia a domarli. In base poi alla preparazione del cavallo e a quanto è pronto fisicamente a sopportare lo sforzo atletico. E invece un cavallo che deve essere addestrato per il concorso completo, ci vuole qualche mese in più? Sì, la disciplina del completo è molto più complessa e più ricca di dettagli su cui lavorare. Ricordiamo che è composta da 3 discipline a loro volta, il cross country, quindi l'equitazione di campagna, il dressage e il salto ostacoli. Esatto, questo la rende molto più difficile, ma allo stesso tempo molto più divertente. Bene. Matilde, grazie davvero, ancora per qualche minuto al parco giochi con i pony e poi ci rivedremo sicuramente a San Rossore. Certo, più che volentieri.
Bellenson davanti sulla grande assente. Questa è la prima linea, poi fra i primi anche Shifting of Stuccolo, la Ribelle, Nocciola. Coda sempre Diabolo James. Allargo sempre più bella cosa. Non cambia nulla, non cambiano le posizioni in questa parte del tracciato. Stella del Vestro è penultima, in coda abbiamo detto Diabolo James. Berenson, la grande assente nella prima linea. Poi Shifting, la Ribelle, più bella cosa. Con Shifting, con Stucco che va sulla grande assente e forza su Berenson. Dietro i due la Ribelle, che deve trovare un pertugio per allungare. Allargo tutti, Stella del Vespro, lottano in diagonale la grande assente, ma Shifting è già passato, inseguito dalla Ribelle, più bella cosa. Poi Stella del Vespro, intanto si sta allontanando il top weight della prova, rincorso da Stella del Vespro, quindi 1, 4 e 6 a lottare, e così fino in fondo. La qualità paga in questa circostanza. Quarta la Ribelle. Andrea, bentornato a casa, posso dire? Certo, grazie. Tutto bene, il cavallo aveva corso bene l'ultima volta in gentra, ma un pochino paraculo oggi, nonostante chilo, ho cercato di prenderli un po' in controtempo sul passo e ha reagito fino in fondo. La sua carta vincente questa? Sì, sicuramente. Andavamo pianino, a un certo punto avevo bisogno di scorrere un po', mi sono fidato. Agli ordini dello starter, partiti! In coda Taunagi e può succedere. Liburno in vantaggio, Gangegal che accompagna, terzo in corda è So Smooth, con all'esterno Elise Muntasa, poi Shiloh che è quinto in corda e precede Global Maif, la giubba blu e rossa di Global Hero, il giallo a righe per Conquering Eagle
che procede, può succedere. In coda il grigio è Taunagi, Viburno, Gangegal, Sosmuf, Elisee Muntasa, Shiloh e Global Mife. Si viaggia a parte Global Hero all'esterno, quasi sempre in coppie ora, con Viburno che prova a allungare da Gangegal, Sosmuf e Elisee Muntasa, Shiloh, Global Hero e Global Mife, Conquering Eagle, Better Day, Taunagi e può succedere. Addirittura Viburno, Gangegal, Sosmuf senza spazio, Elisee Muntasa che muove in anticipo lungo su Shiloh, su Global Mife e Global Hero, con Elisee Muntasa che attacca Gangegal e Viburno, cerca il barco Shiloh all'esterno, Global Mife, ancora i 4 e 5 che possono vincere con Gangegal, Elisee Muntasa, Global Mife, Viburno, poi ad altri tutti può succedere che si unisce la lotta, Global contro può succedere, a fin di palo Global contro può succedere, è stretta. E siamo già pronti per accogliere la coppia che ha vinto questa corsa. Arrivo, direi, altamente spettacolare. C'è questo ragazzino, si chiama Claudio Colombi, che monta sempre alla grande. Bravo Claudio, bellissimo il finale di Global Me. Ti ringrazio, non era venuta benissimo perché un callo che ama un po' l'andatura. Cercato di mettermi sui cavalli che magari sulle punte, un callo che poteva portare, un callo che passa si ferma. Siamo stati un po' fortunati anche. Ma ci vuole ogni tanto. Ma io la metto insieme a tutto. Tutti dentro, si va agli ordini dello starter, partiti non brillante, Ace the Case che perde un paio di tempi di galoppo, Papagena scende in corda e prova ad andare in vantaggio su Jar Jar Binks che va in posizione, Windy Dancer che converge, Papagena, Windy Dancer, Jar Jar Binks e poi Zitella e City of Star, Zitella con il cap giallo, che vuol dire giubba gialla, bretelle rosse e cap giallo. Quello rosso invece è per City of Stars. All'esterno poi Sea of Persia, che precede il bianco-verde, che è appunto il favorito Cool and Dry, che ha all'interno il blu con la croce bianca, che è Danny Ocean. Poi Apache Kid e Taki Taki. Sulla curva Papagena, Windy Dancer, Sea of Persia. Dietro a questi sempre Zitella, City of Stars e allo steccato Jar Jar Binks che ha a largo Cool and Dry e Danny Ocean. Si entra addirittura, Papagena prova la fuga da Windy Dance e Sea of Persia. Jar Jar Binks che non sa dove trovare il pertugio, si presenta all'esterno Zitella in anticipo lungo su Cool and Dry con Windy Dance che attacca Papagena. Jar Jar Binks è sempre murato, all'esterno muovono in anticipo Cool and Dry e anche Zitella non trova il barco Jar Jar Binks. Poi allargo di tutti anche Danny Ocean e allargo ancora più di tutti Ace the Case. Lottano in 6 o 7, trova il barco Jar Jar Binks che va a scattare su Papagena. Lo scatto di Jar Binks che batte Cool and Dry. Sergio Urru per Camilla Trapassi, Federico Arri trovava il terreno più scorrevole che a Firenze secondo il suo entourage, ha avuto fortuna quanto basta per trovare quel pertugio a metà retta per battere Cool and Dry e Papagena 5 e probabilmente 4-7. E poi Zitella e Ocean, ci fa rivedere addirittura prima di andare dal Querci, gentilmente Nanni Pieri dalla regia, perché a un certo punto sembra che il varco si chiuda, rivediamolo insieme. Papagena allo steccato, quindi Dancer che accompagna, Sea of Persia, qui il varco non c'è,
per Jar Jar Binks. All'esterno Zittella, Sitio Star, Lago di Tutti, Cool and Dry in anticipo lungo su Danny Ocean e sulla rincorsa di Ace the Case. C'è il VAR con questo punto. Zittella che non copre quel pertugio. Allora lo prende lui, Sergino, con molta fortuna da un lato, ma anche con molta bravura. E Jar Jar Binks ammolla, scatta su Papagena, la sottomette per eludere poi la rincorsa di Cool and Dry, Zittella e Danny Ocean. 5, 4, 7 e poi 2, 6 da dividere. È tutto dalla postazione centrale, il frontale, che vi ripropone, vi fa vedere tutto quello che abbiamo cercato di spiegarvi. Sandro Maranini, linea Enrico Querci. Ed eccomi pronto qua accanto a Jar Jar Binks e a Sergio Urru. Sergio, la pazienza di attendere il varco giusto e poi, nonostante l'arrivo compattuto, il tempo anche di una carezza. No, più che la fortuna di aver pescato quel varco lì, perché eravamo molto stretti. Lei, meno male che una cavalla sfacciata, esperta, si è infilato in quel varco, l'abbiamo risolta così, ecco. Bravo Sergio, bravo a Federico Arri e a tutto il team per la vittoria di Jar Jar Binks nel premio Apertura, la corsa di centro di questo pomeriggio. Ci vediamo domenica 30 ottobre. E se la giornata inaugurale è stata di sabato, dalla prossima settimana riprendiamo il nostro giorno consueto e quindi ci vedremo domenica prossima, 30 ottobre, secondo appuntamento della stagione autunnale 2022. Noi saremo qua e naturalmente vi aspettiamo. Ta-da!